Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6 in apertura. La politica, giornata convulsa quella di oggi in Consiglio regionale. Tra le altre cose all'ordine del giorno vi era il voto palese circa l'incompatibilità del Presidente della Regione, Luciano D'Alfonso, che è stato eletto senatore a seguito delle politiche dello scorso 4 marzo. A spuntarla per un soffio è stato il no all'incompatibilità, ma i numeri espressi dalla maggioranza sono risicati e non mancano le polemiche. Il servizio. I numeri non sono stati quelli che la maggioranza di centrosinistra si aspettava. Alla fine il no all'incompatibilità del presidente della giunta regionale Luciano D'Alfonso è arrivato sì, ma per un solo voto di scarto, 16 a 15. Le trattative con i dissidenti della maggioranza di Matteo Gerosolimo e Olivieri alla fine non hanno dato gli esiti sperati e, come annunciato più volte dall'ex assessore Donato Di Matteo, c'è stato il voto favorevole alla mozione di incompatibilità, a cui si è aggiunto quello del consigliere Leandro Bracco, fuoriuscito dal Movimento 5 Stelle. Quindi, se non ci fossero stati i voti a favore di Giorgio D'Ignazio, da poco entrato a far parte della giunta con la delega al turismo, dello stesso D'Alfonso e del presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio, criticato per la sua mancata astensione, la maggioranza sarebbe andata sotto su un voto fondamentale, soprattutto dal punto di vista del segnale politico da inviare all'opinione pubblica abruzzese. D'Alfonso, nel suo intervento in aula dopo il voto, ha ribadito che, non esistendo nei fatti il Senato perché non si è ancora pervenuti ad un governo, non c'è motivo di troncare in anticipo la consiliatura regionale. D'Alfonso ha anche ricordato, come fatto più volte prima di oggi, di voler completare per quanto possibile il lavoro messo in campo fino a questo momento. La battaglia tra D'Alfonso e i suoi oppositori, comunque, proseguirà e non è certo finita con il voto odierno. Il Movimento 5 Stelle ha presentato un ricorso al TAR contro la doppia carica del presidente e del senatore, certi che dai giudici amministrativi arriverà la spallata decisiva che riporterà gli abruzzesi al voto già in autunno, voto che chiedono a gran voce anche i consiglieri di Forza Italia che prima della seduta del Consiglio odierno hanno tenuto una conferenza stampa per ribadire la necessità delle dimissioni di D'Alfonso. Continuiamo ad affermare che il Presidente della Regione Abruzzo è in una causa di evidente incompatibilità, che deve dimettersi, ovvero optare tra quale dei due ruoli vuole ricoprire, se quello da senatore, in cui è già proclamato dal 23 marzo, o continuare a mantenere l'impegno che gli abruzzesi ha assunto 4 anni circa fa da Presidente della Regione. Continua a tergiversare perché deve mantenere la presa sul potere regionale, tra l'altro allargando il dissenso che c'è sull'operato della Regione Abruzzo, ma soprattutto tenendo bloccata la rinascita della Regione Abruzzo, che ormai per il centrosinistra non ha più una maggioranza politica e di conseguenza il Consiglio è già pienamente operativo e soprattutto non ha più la possibilità di fare le cose che agli abruzzesi servono. E ora la cronaca sgominata dai carabinieri del comando provinciale dell'Aquila, una organizzazione criminale camorristica che aveva una base a Luco dei Marsi con una piantagione di marijuana. Arrestate 8 persone. Il servizio di Daniela Rosone. I carabinieri del comando provinciale dell'Aquila hanno arrestato 8 persone per associazione finalizzata alla coltivazione e al traffico illecito di sostanze stupefacenti su un'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale dell'Aquila e richiesta dalla direzione distrettuale antimafia del capoluogo. L'operazione si ricollega all'ingente sequestro del 28 settembre 2016 a Luco dei Marsi, quando i militari scoprirono una coltivazione di marijuana camuffata da piante di mais. Allora i carabinieri sottoposero a sequestro alcune migliaia di piante di marijuana per un peso complessivo di circa 6 tonnellate e arrestarono 3 persone. Da subito fu intrapresa un'attività di indagine coordinata dai pubblici ministeri Stefano Gallo e Roberto Savelli e condotta dalla compagnia di Avezzano e dal nucleo investigativo dell'Aquila, i cui comandanti erano presenti in conferenza stampa. Gli accertamenti hanno fatto emergere inconfutabili elementi circa la partecipazione degli indagati a un'associazione finalizzata alla coltivazione di marijuana, rivelando come l'attività fosse stata organizzata e finanziata da personaggi dell'area campana, 2 dei quali appartenenti a clan camorristici, e da una donna invece di Luco dei Marsi. 8 provvedimenti restrittivi in totale eseguiti, 3 in carcere e 5 ai domiciliari. Gli arrestati avevano individuato la zona della Marsica, in particolare del Fucino, come luogo ideale per delocalizzare la produzione della marijuana, attività da lungo tempo svolta nella provincia di Napoli. L'indagine ha fatto emergere che un primo tentativo era stato già realizzato nel 2015 a Luco dei Marsi, ma la piantagione non era andata a buon fine, e poi ancora nel 2017.
L'indagine ha evidenziato anche che due uomini, destinatari di misura cautelare in carcere, svolgevano un ruolo apicale all'interno dell'associazione smantellata, provvedendo al finanziamento delle operazioni e al coordinamento delle attività di semina, cura e raccolto, funzionali poi alla lavorazione e alla successiva commercializzazione dello stupefacente. I tre uomini destinatari della misura in carcere si trovano nella casa circondariale di Secondigliano, a Napoli e Poggio Reale. Con l'operazione di oggi riteniamo di aver mandato un segnale chiaro a chi ritiene che l'Abruzzo sia, ecco, come dicevate voi, sia da spartire, sia una terra di conquista. Qui invece il focus e l'attenzione delle forze degli ordini forse è ancora più dedicato e ancora più specifico e mira ad evitare proprio che possano attecchire, ecco, sodalizi criminali, peggio se di stampo mafioso. Cambiamo ancora argomento, le recenti piogge hanno dissestato la viabilità alle porte di Teramo, le zone particolarmente in difficoltà sono Mezzanotte e Carapollo, intervengono i candidati sindaci di centrosinistra, D'Alberto e Cavallari, che stigmatizzano le mancate manutenzioni della passata amministrazione. In particolare D'Alberto propone la costruzione di un nuovo ponte a Carapollo al posto del pericolosissimo guado. Il servizio di Tania Bonici Castelli. Il maltempo ha messo in ginocchio la viabilità alle porte di Teramo. Tra le zone maggiormente colpite c'è quella di Mezzanotte, dove frane paurose continuano ad inghiottire la strada, isolando case, residenti e malati. Ma la situazione più grave è quella di Carapollo, a poco centinaia di metri dal centro della città, alle spalle di Villa Pavone, dove sono tra l'altro situati il canile pubblico e il centro di raccolta dei rifiuti della Team. Il fiume in piena, che costeggia la località, ha rotto gli argini, rosicchiando la strada comunale percorsa giornalmente da centinaia di macchine e mezzi pesanti. In questa zona si può accedere solo attraverso il ponte a catena, arrugginito, cadente, praticamente a pezzi, e da un guado sul fiume privo di barriere, realizzato dalla Team per far transitare solo i propri bilici, ma che nei giorni di secca resta aperto a tutti i cittadini che lo attraversano a loro rischio e pericolo. E il pericolo lo si può intuire a prima vista. Ad intervenire su una situazione che potrebbe degenerare e portare a conseguenze gravissime per l'incolumità dei teramani sono i due candidati sindaci di centrosinistra, Gian Guido D'Alberto e Giovanni Cavallari. Per quest'ultimo la colpa delle criticità attuali è da attribuire alla passata amministrazione, che non ha attuato manutenzione e che non ha saputo programmare. D'Alberto è più chirurgico, intanto definisce uno sperpero di denaro pubblico il nuovo guado di Carapollo, che in passato era già stato spazzato via dalla piena del fiume, e ricorda che in Consiglio Comunale è stata approvata la proposta di realizzare un vero ponte per un collegamento sicuro con Villa Pavone. Così la sistemazione della viabilità di Carapollo e la costruzione di un ponte regolare, tanto invocato dai residenti, sono diventate le priorità del programma del candidato sindaco D'Alberto. E restiamo sull'argomento viabilità, proseguono i lavori di manutenzione stradale sulle riviere di Pescara, anche nell'area metropolitana fra la variante Monte Silvano e Silvi ci sono lavori con disagi per automobilisti e anche cittadini. Paolo Renzetti. Proseguono i lavori a Pescara in varie zone della città, in particolare sulle due riviere. Vice sindaco Blasioli, c'è qualche criticità, qualche problema per gli automobilisti, però i lavori proseguono. Intanto diciamo che per la riviera sud non c'è assolutamente problema, perché non stiamo lavorando sulla strada e quindi insomma i problemi non ci sono. Via Primovera è stata riaperta in tempi record, manca soltanto la segnaletica, che però si farà quando si asciugherà bene l'asfalto, quindi in giro di 3-4 giorni. Per quanto riguarda invece la Riviera Nord, che è un cantiere sicuramente impattante, che riguarda 3 km di riviera della città, insomma una cosa che nessuno ha mai fatto prima di noi, diciamo, sapevamo che qualche problema ci poteva essere, però i problemi sono limitati sostanzialmente all'ora di punta, quindi non abbiamo, diciamo, grande impatto da un punto di vista del traffico, e comunque possiamo dare delle notizie positive, cioè che il terzo tratto dei lavori, quello compreso cioè tra via Muzzi e via Tassoni, riaprirà giovedì mattina a un orario molto presto, quindi non creerà sicuramente problemi. È un grande risultato, perché avevamo chiesto 40 giorni di tempo per effettuare questi lavori e siamo alla seconda settimana e già ci troviamo al terzo tratto. Voglio precisare da questo punto di vista che l'asfalto che si vede adesso, che è un asfalto provvisorio, perché appena si arriverà alla Madonnina poi si tornerà indietro scarificando tutto l'asfalto, il vecchio e il nuovo, per consegnare alla città una riviera bellissima e godibile per quest'estate.
di questi tempi, però Blasioli, l'area metropolitana è un po' un grande cantiere, lavori a Pescara, lavori a Montesilvano, nella parte sud di Silvi, sulla variante strada statale 714, tutti questi lavori tutti nello stesso periodo? Ma io non credo che incidano moltissimo sul traffico veicolare della città di Pescara, soprattutto adesso che da giovedì ci sposteremo con il cantiere da via Balilla alla Madonnina, siamo veramente molto molto distanti da Montesilvano e Silvi da questo punto di vista. E però questo ci consegna una riflessione da fare, cioè quando questo consiglio comunale ragionava sulla celerità di una grande Pescara, secondo me ragionava nell'ottica di un'armonizzazione non soltanto delle funzioni dei servizi ma anche dei lavori della cantieristica stradale. La Regione ha provveduto a completare il riordino dell'offerta territoriale, residenziale e semi-residenziale per quel che riguarda le aree riabilitazione, demenze e anziani. I contenuti del piano sono stati illustrati dall'assessore alla programmazione sanitaria Silvio Paolucci nel corso di una conferenza stampa. Saranno 1.400 i posti disponibili in Abruzzo. Da oltre 20 anni la Regione Abruzzo attende che si riformi e si riordini tutto il settore extraospedaliero. Quando parlo del settore extraospedaliero parliamo dell'RSA, dell'RA, delle cosiddette demenze, quindi andiamo incontro ai tanti fragili, ai cronici, ai non autosufficienti, di certo tipo di riabilitazione. Parliamo di 1.406 posti che andremo a autorizzare, in questo caso sul fronte privato, dopo aver fatto quelle precedenti delibere, come la legge regionale del 2008 nel riservare il 50% al pubblico e l'altra parte al privato recitava, appunto, dopo aver fatto con le altre delibere tutte invece le autorizzazioni riguardanti il pubblico. Significa che dopo il riordino della rete ospedaliera in questa regione si è riordinata la totalità di tutta la rete cosiddetta extraospedaliera ed è tutto un mondo di assistenza che si avvicina alle persone più fragili e più deboli della nostra comunità regionale, perché la demenza chiaramente, quando l'età media anagrafica di una popolazione aumenta, è una delle particolari patologie che sono legate alla degenerazione e quindi all'età anagrafica che aumenta di una popolazione. Pertanto, ecco, si coglie con la domanda, la sanità è dinamica. Il fabbisogno è dinamico, non è mai uguale. Oggi nascono 10.000 bambini in Abruzzo, nel 77 quando nascevo io eravamo 35.000 a nascere e i problemi di demenza senile erano forse un terzo di quelli attuali. E proseguiamo con il nostro notiziario. Approvata dalla Giunta regionale la delibera con cui viene prorogata fino al 31 dicembre la possibilità di conferire i rifiuti prodotti da Roma Capitale in due impianti abruzzesi di trattamento meccanico biologico. La proroga rientra nell'accordo di programma sottoscritto da Regione Lazio e Regione Abruzzo per la gestione di 39.000 tonnellate di rifiuti tal quale raccolte da AMA SPA. L'amministrazione regionale garantisce una fattiva collaborazione al Comune di Roma per affrontare le criticità relative alla produzione dei rifiuti urbani, ma ora serve l'impegno di tutte le istituzioni per completare rapidamente la redazione del nuovo piano regionale dei rifiuti, lo dichiara Massimiliano Valeriani, assessore al ciclo dei rifiuti della Regione Lazio. Scandalo dei docenti universitari con i doppi incarichi, sarebbero 21 in Abruzzo i docenti coinvolti, il servizio. L'Università dell'Aquila ha ricevuto 15 richieste di informazioni dalla Guardia di Finanza in merito all'inchiesta sui doppi incarichi di docenti universitari che coinvolge anche l'Abruzzo. A confermarlo sono stati il direttore generale Pietro Di Benedetto e la rettrice Merardi, che però hanno ribadito che ad oggi non si ha notizia di avvisi di garanzia o convocazioni da parte della Corte dei Conti e soprattutto non si sa se i docenti per i quali sono state chieste informazioni siano poi finiti nell'inchiesta. L'inchiesta è clamorosa ed è partita dalla Corte dei Conti sui docenti universitari con il doppio lavoro. Dei 411 coinvolti in Italia, 21 sarebbero abruzzesi. A confermarlo in una nota c'è anche il deputato del Movimento 5 Stelle Gianluca Vacca, che sulla vicenda pronta un'interrogazione parlamentare relativi accessi agli atti. Sono ignoti al momento i nomi dei docenti abruzzesi. A far scattare l'inchiesta è stata la Corte dei Conti a seguito di verifiche delle partite IVA dei docenti universitari, 411 per ora, i professori nel mirino della
della finanza di tutta Italia. A 172 di loro sono già stati chiesti risarcimenti per 42 milioni di euro, accusati di aver violato l'esclusività del rapporto di lavoro sottoscritto con la pubblica amministrazione, sottraendo ore all'insegnamento per dedicarsi ad un secondo lavoro. Un'inchiesta che non ha risparmiato neanche l'Abruzzo. 21 docenti universitari considerati con doppio lavoro e che hanno causato, secondo Vacca, un danno erariale allo Stato. Una questione che il Movimento 5 Stelle in Abruzzo aveva già evidenziato nella scorsa legislatura, quando il deputato Vacca aveva presentato atti formali in cui si evidenziavano presunte violazioni delle norme. In Abruzzo ci furono interrogazioni per il caso del professor Nicola Mattoscio, docente e membro della Saga, sul rettore di Teramo professor Luciano D'Amico e presidente della TUA, e sul professor Stefano Civitaretese, consigliere di amministrazione dell'università e assessore nel comune di Pescara. A scanso di equivoci, Vacca non afferma in nessun modo comunque che i docenti citati siano coinvolti nell'inchiesta. Alla luce delle indagini, ha detto Vacca, si presenterà in Parlamento un'interrogazione per fare chiarezza sulla situazione in Italia e in Abruzzo. Per quanto riguarda l'Ateneo Aquilano, i 15 docenti avrebbero comunque contratti part-time, da quello che si sa, e dunque non rientrerebbero neppure nelle violazioni di legge. Sicuramente l'inchiesta andrà avanti e nei prossimi giorni si avrà modo di saperne di più. Un'inchiesta partita mesi fa. Conferenza stampa questa mattina a Pescara delle organizzazioni di soccorso e di volontariato sul nuovo bando per il servizio di soccorso emanato dall'ASL di Pescara e che, secondo le stesse organizzazioni, presenta numerose criticità. Noi sollecitiamo le pubbliche amministrazioni, in questo caso Regione ed ASL, ad allineare i tempi, perché la ASL ha adottato una procedura, a nostro modo di vedere, corretta in termini di propria procedura per l'affidamento dei servizi. C'è una manifestazione di interesse, tuttavia dovendo adattare delle tariffe che sono assolutamente insostenibili, che sono tariffe regionali ormai vecchie, non più adeguate, che non ci permetterebbero di svolgere il servizio alla qualità richiesta. Stiamo parlando di una riduzione del 50% rispetto ai costi che oggi noi al rimborso chiediamo e quindi otteniamo dall'ASL, che sono già molto più bassi rispetto a quelli di normalità. Noi sui costi di oggi abbiamo già delle perdite che vengono colmate con le altre attività che le associazioni fanno. Lo facciamo per il bene del territorio, ma pensare di poter fare gli stessi servizi al 50% del costo che oggi sosteniamo è impensabile. Rimettere a fine anno, avere delle perdite associative di 50, 100, 200 mila euro. Due riflessioni veloci. La prima, con le marginalità che le associazioni di volontariato hanno, vengono assistiti famiglie meno abbienti e viene assistita la popolazione in caso di calamità a gratis per un sistema nazionale che ne ottiene un risultato. Due, che in questo avviso c'è l'assegnazione delle postazioni ad estrazione. Se domani dovesse arrivare un'associazione neonata con un'ambulanza, 5 volontari, quale tipo di certezza l'AS che quel servizio sia corretto? Hanno cancellato in questo avviso 20 anni di servizio che le associazioni di volontariato fanno sul territorio. Quindi cosa chiedete a questo punto? Chiediamo un'immediata sospensione di questa manifestazione di interesse, di questo cosiddetto bando, in modo tale che si possano rivedere le tariffe nel frattempo da parte della Regione e finalmente poter aderire a costi sostenibili per la collettività. Nonostante i problemi finanziari della deputazione del Teatro Marrucino dovuti ai fondi regionali che stentano ad arrivare, proseguono le manifestazioni per la celebrazione del bicentenario del Teatro di Chieti. L'11 maggio, giorno della festività del Santo Patrono, San Giustino, ci sarà la cerimonia per l'annullo filatelico commemorativo. Gino Di Tizio. È una situazione di particolare orgoglio, perché è l'emissione di un atto, poiché il francobollo è un atto, da parte dello Stato nei confronti di una istituzione, quale è quella del Teatro Marrucino, che ha così un effettivo e indelebile riconoscimento di importanza nazionale. Quindi un evento estremamente importante e qualificante per il teatro, per la città, per la regione. Ci sarà anche un premio per Giovanni Legnini. Sì, è il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di dover tributare un premio a un figlio di questa città, un professionista di questa città che ha raggiunto vette veramente considerevoli nell'amministrazione della cosa pubblica, con comportamenti assolutamente apprezzabili, e alla scadenza del suo mandato ci è sembrato opportuno
ringraziare questo prestigioso rappresentante dello Stato, ricordiamo è la quinta carica dello Stato, che ha inevitabilmente recato lustro alla nostra città. Torna il 13 maggio la tradizionale passeggiata di Progetto Cuore a San Giuliano e alla Madonna Fore, luogo tanto caro agli aquilani, passeggiata per la prevenzione cardiologica. Quest'anno ci sarà un punto anche a Colle Brincioni, il servizio. Appuntamento domenica 13 maggio dalle 9 alle 12. Torna il progetto Cuore a Madonna Fore, anche quest'anno è per la 18ª edizione. Negli spazi di San Giuliano e Madonna Fore partirà la tradizionale passeggiata riservata agli abituali frequentatori dei sentieri che in questa edizione potranno essere sottoposti come sempre al rilievo dei parametri clinico-strumentali cardiologici in due bellissimi posti del territorio. Quest'anno uno sarà presso la chiesetta di Madonna Fore e l'altro a Colle Brincioni. Saranno operativi dei punti d'incontro per consulenze cardiologiche con la collaborazione di operatori speciali e ci sarà anche una demo per l'uso dei defibrillatori. La sessione medica, oltre alla consulenza medico-specialistica cardiologica, illustrerà le modalità di partecipazione alle iniziative residenziali di Progetto Cuore 2018 dedicate alla prevenzione cardiologica di tutta la famiglia. La proposta è di eseguire le 5 importanti indagini, visita specialistica, ECG, ecocardio, saturazione di ossigeno per la sicurezza del cuore a tutta la famiglia presso la sede operativa del Torrione, con la consueta formula del facile accesso. Saranno operativi anche due punti di accoglienza ristoro per tutti i partecipanti, uno all'arriva di Madonna Fore, l'altro punto ristoro sarà l'arrivo del sentiero che conduce a Colle Brincioni. Ci saranno due punti di osservazione con due punti ristoro, con sotto la dieta, sotto la consulenza delle dietiste e delle nutrizioniste, erbe energizzanti, linfodrenanti eccetera, mentre per coloro che arriveranno a Colle Brincioni è previsto l'ottimizzazione dei flavonoidi, del vin blu-ray e delle patate al coppo e dei benefici dell'olio d'oliva con la bruschetta. Faranno da corollario a questa edizione un torneo di biliardo, un torneo di tennis e una sezione didattica di avvicinamento al golf presso il campo di San Donato di Santi di Preturo. Gli aspetti organizzativi della giornata, l'esecuzione degli esami clinico-strumentali avvengono con il sostegno, collaborazione e patrocinio del Comune dell'Aquila, della Fondazione Carispac, della ASL e del 118, il Dipartimento di Emergenza, la Croce Rossa Italiana, Usi Civici di Aragno e l'ASBUC di Colle Brincioni. Abbiamo voluto intraprendere unitamente al dottor Pignataro la possibilità di coinvolgere la popolazione in un altro sport che sembra lontano dalla città ma è due passi dall'Aquila, con la possibilità di giocare sui green del campo da professionisti e portare così una nuova ventata di aria buona nel panorama sportivo aquilano. Accogliamo volentieri queste attività, soprattutto del dottor Pignataro, nostro socio storico, che ha voluto per la prima volta coinvolgere nelle sue attività mediche il gioco del golf, che di per sé è terapeutico e negli anni ha riscontrato un nobile successo dal punto di vista della salute. L'utilità della dieta nella prevenzione e cura del cancro, se ne è parlato a Lanciano con il ricercatore AIRC Antonio Moschetta. Occhi lucidi, abbracci e un'emozione palpabile durata 2 ore, condivisa da una sala convegni gremita fino all'inverosimile al Polo Museale Santo Spirito di Lanciano per il ritorno del professor Antonio Moschetta, ordinario di medicina interna all'Università di Bari e ricercatore AIRC. A fornire l'occasione è stato il seminario Cibo e DNA alla ricerca di percorsi di salute individualizzati organizzato dal gruppo di acquisto solidale ANXAGAS, fondato da ex dipendenti del consorzio Mario Negri Sud di Santa Maria in Baro, centro di ricerca scientifica d'eccellenza internazionale e disonorevolmente chiuso nel 2015. Rientrato dall'estero a 31 anni, ho ricominciato da questa terra accogliente, ha ricordato Moschetta, già responsabile del laboratorio di metabolismo lipidico e tumorale del Negri Sud. Esperto nel campo della nutrigenomica, ovvero la scienza di come nutrienti possono attivare i nostri geni, il professor Moschetta ha parlato dell'utilità della dieta nella prevenzione e cura del cancro. La spiega con rigore scientifico anche nella recente pubblicazione Il tuo metabolismo, edita da Mondadori. Perché, dice il ricercatore, un corretto stile di vita è il migliore strumento di prevenzione di cui ciascuno può disporre ogni giorno.
E oggi tutti con il programma Horizon 2020 della Comunità Europea stiamo lavorando per identificare dei nuovi, si dicono, biomarcatori, cioè come fare ad inserire quel soggetto in una fascia di rischio. L'obiettivo della medicina di precisione, di prevenzione, non è altro che dire ai soggetti sani se sono a rischio di malattie, insomma uscire dagli ospedali per identificare il soggetto che non sa di essere paziente e in tal modo arrivare prima con la diagnosi, con la terapia e quindi sicuramente con la guarigione. Tanto è stato fatto in Italia negli anni 90, si curava il 30% dei tumori e adesso si cura il 57% dei tumori. Questo significa un raddoppio in 20 anni grazie alla ricerca scientifica. Ecco, noi speriamo che da un lato con le nuove ricerche per i nuovi farmaci target, cioè farmaci intelligenti, ma anche con il ritorno di una prevenzione, alla prevenzione del rischio dell'obesità, alla riduzione di tutti quelli che sono i campanelli d'allarme, circonferenza addome, peso, fumo di sigaretta, alcol, alto indice glicemico degli alimenti, soprattutto di sera, e con la riduzione di tutti questi campanelli sicuramente ci daranno la possibilità di aumentare nel breve giro quella percentuale di guarigione, e questo lo facciamo perché la coperta è sempre troppo corta, dobbiamo imparare a difendere tutti ed aiutare soprattutto chi ha bisogno. E ora lo sport, parliamo di Serie B con una doppia seduta di allenamento. Il Pescara ha ripreso oggi la preparazione in vista della partita di sabato all'Adriatico Cornacchia contro l'Ascoli, nella quale il Delfino insegue il verdetto della matematica salvezza. Squalificato per rotta al suo posto ci sarà Coda. Già ieri esauriti i 749 tagliandi destinati alla tifoseria ascolana. Il servizio. Salvo sgradite sorprese, quella di sabato prossimo sarà l'ultima partita stagionale all'Adriatico Cornacchia per il Pescara. Facendo un ragionamento estremo e seguendo la matematica, con la vittoria il Pescara centrerebbe la salvezza. Con un punto invece i biancazzurri dovrebbero avere il conforto dei risultati dagli altri campi. È vero che il Pescara è in vantaggio nello scontro diretto con l'Avellino, ma ci sono delle ipotesi di arrivo a 3 o a 4 o addirittura a 5 che possono rimettere tutto in discussione, poiché il Delfino è in svantaggio con Cesena e Brescia. Con le rondinelle c'è una pesante doppia sconfitta. Saranno pure dei casi limite, ma per un tecnico attento e pragmatico come il Beppi Pillone di queste settimane pescaresi, tanto basta per preparare con la consueta meticolosità una partita da non sbagliare. Se ci sono motivi di classifica, non sono da meno quelli del campanile, visto che la sfida è molto sentita dalle due tifoserie. Altra ragione per non sbagliare l'approccio al match. A tal proposito, sono già andati in fumo ieri in pochissime ore i 749 tagliandi messi a disposizione per la tifoseria ascolana, cui è stato destinato il solo settore ospiti e non l'intera curva sud. Essendo la gara connotata da profili di rischio, come indicato dall'osservatorio sulle manifestazioni sportive, saranno potenziati i servizi di stewarding e di controllo nelle zone di filtraggio e prefiltraggio. Tornando alla partita, Pillon dovrà rinunciare allo squalificato per rotta, sarà Coda a giocare al fianco di Gravion. Per il resto dovrebbe scendere in campo la squadra tipo delle ultime partite, anche perché allo stato non è ipotizzabile il recupero a tempo pieno degli infortunati di questo periodo. Sul fronte Ascoli, sicuri assenti Martigno, reduce da un infortunio, e lo squalificato Padella. È rientrato in gruppo l'ex Mengoni. Saranno a disposizione, benché leggermente affaticati ieri, Varela, Canutè e Mignanelli, gli ultimi due ex della gara, al pari di Ganz e del tecnico Cosmi. Quindi sono tutta una serie di incastri dove ovviamente noi speriamo che gli altri ci regalino qualcosa, e quindi non voglio illudere nessuno. Vedrete che saranno due guerre sportive, sia a Pescara che quella in casa con il Brescia, ma come lo sono state purtroppo per noi tutte le partite che abbiamo dovuto affrontare nell'ultimo periodo, dalla Salernitana in poi. Ed ora la Serie C, amarezza in casa Teramo dopo il pareggio di domenica contro la Reggiana, che spedisce i biancorossi al play-out contro il Vicenza. Gara di andata sabato 19 allo stadio Menti, ritorno al Bonolis il sabato successivo. Nel frattempo però c'è il ricorso della Procura federale contro il Sant'Arcangelo. L'eventuale penalizzazione di 2 punti dei romagnoli permetterebbe al Teramo di evitare lo spareggio e manderebbe i gialloblu a giocarsi la permanenza contro il Vicenza.
partenza. Novità ci potrebbero essere in questa settimana, ma non c'è certezza sui tempi. Intanto Stefano Madio esprime tutta l'amarezza della squadra biancorossa per aver buttato all'aria una salvezza che sembrava a portata di mano. Vediamo l'intervista. Ci credevamo, abbiamo preso dei gol ingenui e siamo stati pure un po' sfortunati sotto porta. Questo è il calcio e ci dispiace tanto, ce l'andiamo a giocare a Vicenza. Un grande secondo tempo non è bastato per vincere questa partita, avete avuto le occasioni, siete stati anche sfortunati, un palo, è davvero un secondo tempo rocambolesco, però il Teramo ha dimostrato di esserci. Sì, però è già il passato perché dobbiamo dimostrare di esserci fra due domeniche e fra tre domeniche, quando sarà una partita diversa e conterà molto di più a questo punto. Questa squadra in stagione quasi mai era riuscita a giocare come nel secondo tempo di oggi, secondo te perché? Ma finito il primo tempo era una situazione quasi disperata, quando non c'è niente da perdere è più facile, ma i playoff ci abbiamo tutto da perdere e lì dobbiamo dimostrare di essere uomini e di andarci a prendere questa salvezza. Mi ricordo l'altro anno quando pensavamo che c'era Modena-Mantova e il Modena vinse 2-0 e noi pareggiamo qui a Parma e la situazione fu simile, insomma, quindi il calcio ormai tutto c'è e le partite si giocano e questo è quanto. Dispiace perché noi dovevamo pensare prima a noi a vincere e poi oggi con i risultati così saremmo salvi. È un grandissimo rammarico. Però una speranza che riguarda il ricorso della Procura federale contro il proscioglimento del Sant'Arcangelo. Se dovessero arrivare due punti di penalizzazione per la formazione romagnola, il Teramo sarebbe salvo. Giovedì si discuterà questo ricorso. Sì, ma non siamo nelle condizioni di poter pensare questo, perché evidentemente dobbiamo pensare ai play-out, perché al momento questo conta e fino a giovedì e oltre prepareremo la gara col Vicenza senza pensare a queste cose. Ma io penso che bisogna sgombrare la testa, comincia un altro campionato, un altro mini campionato, una doppia sfida. Ci siamo passati l'altro anno e dobbiamo cercare di giocare come oggi, con grande compattezza, grande cattiveria e cercare di sfruttare ogni occasione da gol, perché adesso fare gol conta troppo, sia lì che in casa sarà fondamentale. E prima la giocherete a Vicenza, sì, secondo sì, te sì. È un vantaggio oppure no? Ma è un vantaggio perché sicuramente comunque giocarsi il ritorno qua davanti al nostro pubblico sarà un punto a favore per noi. Come lo scorso anno con il Lumezzane, basteranno due pareggi per la salvezza? Sì, l'altro anno appunto con due pareggi siamo stati salvi, quest'anno bisogna comunque partire per andarcela a giocare la partita, perché sennò si rischia di abbassarsi troppo e non è il caso. Era questo l'ultimo servizio del TG6 e di Teramo si parlerà diffusamente questa sera nel corso della trasmissione Pro Teramo condotta da Jacopo Forcella in diretta a partire dalle ore 21. Il TG6 invece torna con la terza edizione alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buona serata.